Buongiorno. Mi chiamo Jodie Foster e sono venuta per chiederle un consiglio. Mi hanno parlato molto bene di lei. Posso rubarle un minuto? Io non sono nella posizione di dare dei consigli, ma... Avanti, siediti. Allora, dimmi, vuoi sapere come si cucina un filetto o una tartare? In che cosa ti posso aiutare? C'è un'occasione che mi piacerebbe non perdere. La vita è piena di occasioni che bisogna saper cogliere al volo. Infatti vorrei che lei mi dicesse sinceramente, a lei piaceva la voce che la doppiava in italiano? No, assolutamente no. Lo sanno tutti che ho mangiato il mio doppiatore italiano perché non mi piaceva la sua voce. Ora ne ho un altro molto bravo, si chiama Marco Pagani. E posso assicurarti che non lo mollo per niente al mondo. Non lo cedo a nessuno. È per questo che sono venuta qui da lei. Forse anch'io ho trovato una voce. Si tratta di Gianni De Cesarei. Quella la conosco. È proprio la voce giusta per te. Brava, eclettica. Devi tenertela molto stretta. È chiaro. Non devo lasciarmela scappare. Sarebbe un grave errore. Non è che uscita di qui andrai a dirlo a tutte le tue amiche, vero? Chi? Gianni De Cesarei? No, non posso crederci. È proprio quella che stavo cercando anch'io. Non si può far nulla, ti vogliono soffiare la doppiatrice da sotto il naso. Ho già detto a chi di dovere che quella doppiatrice deve essere soltanto mia. Pagani, con la B di Bologna, o forse con la P. Ora guardo... Sì, c'è, ma è con la P di Palermo. Molto bene, dai, spara il numero. Va bene, capo. Occhi aperti. Dobbiamo trovarlo e ingaggiarlo per primi. Ah, sì? Veramente sapete dov'è? Beh, portatemela qui. Il doppiatore. Sì, Pagani. Mamma, ti ho detto che per Natale vorrei una doppiatrice nuova. De Cesarei, sì. Ho fatto botte per prenderlo. No, e ci sei riuscito? Ecco, io potrei prepararle una minestra per riscaldarsi. No, non capisci? Dobbiamo attirarlo qui con i soldi. Sono a secco, cazzo. Non ne ho di soldi per sta troia. Per sua norma, io faccio film molto famosi. Non sono un attore da 4 soldi. L'hai trovata? Non vuole 3 milioni? Sì, baby, ma io sono George Clooney. Bel volto, bella voce. Forse li abbiamo localizzati? Il presidente è sull'Air Force One e vuole delle risposte. Te l'avevo detto che avrei dovuto tenere la bocca chiusa. Ci penso io. Sì, Pronto? Ciao, sono Giada della Voice and Voice. Volevo la tua disponibilità per dare la voce a un Frost Council People. E che cos'è? È la voce ufficiale per gli annunci al reparto surgelati dell'Ipergulp. Ti metto in opzione?